È partita alla grande la campagna 2010-2011 del Palermo, vi presentiamo giocatori praticamente ogni giorno di tutte le nazionalità. Oggi presenteremo un giocatore polacco, Kamil Glik, poi presenteremo un giocatore di nazionalità cilena, Mauricio Piniglia. Ieri vi abbiamo presentato due giovanissimi, uno svizzero, un italiano, Maccarone. La nostra campagna sta prendendo piede, non è ancora finita. Ieri ho parlato con Sabatini, con Zamparini, abbiamo novità, abbiamo giocatori che trattiamo, insomma veramente vogliamo fare una squadra importante. Ora poi ve la darò. Kamil è un giocatore che ha voluto fortemente il nostro direttore sportivo Sabatini. Ha parlato di Glik Sabatini circa un mese fa, un giocatore che lui ha visto giocare diverse volte dal vivo in cassetta, ce l'ha presentato come un giovane di sicuro affidamento, e nella ipotesi che poi si è avverata della cessione di Kier, lui lo reputa un giocatore in condizione di poter inserirsi tranquillamente e con grande successo nella nostra rosa. E Palermo è diventata, come avete ben visto negli ultimi anni, una fucina di successo, perché tanti giocatori passano da Palermo e poi raggiungono vertici importanti. Kier è l'ultimo di questi, Cavani probabilmente lo sarà prossimamente. Quindi oggi giocare nel Palermo per un giovane, come diceva Kamil, è un fatto di assoluto prestigio, io ritengo, perché questa è una società che lancia giovani, una società con ambizioni, una società che oggi nel panorama italiano e speriamo anche internazionale può avere sempre più rilievo. Io ho questo piacere di presentarvi oggi questi giocatori. Kamil è un ragazzo di 22 anni, che ha giocato in pallone in una squadra in Serie A, ha avuto anche esperienze nella sua nazionale, quindi un giocatore di assoluto rilievo che sicuramente viene a rinfoltire la nostra rosa difensiva, che quest'anno sarà particolarmente agguerrita, perché ci aspetta un campionato all'arma bianca, una Coppa Europea che noi vogliamo vincere, una Coppa Italia che vogliamo vincere, quindi insomma, come ben capite, ambizioni non ne mancano. Io ho il piacere di presentarvi Kamil, a cui voi farete le domande, farei sedere qui Violetta, che è la nostra interprete, così vi darà una mano nelle interviste. Violetta, vieni. Buongiorno. Grazie. Sì, buongiorno. Buongiorno. Con quali aspettative viene in Italia? Cosa si aspetta da questa sua prima stagione in Italia? Oczekuję na pewno, po pierwsze, oczekuję, że na pewno czeka mnie ciężka praca. Lo sa che lo aspetta un grande lavoro, lo tiene in conto, invece si aspetta? Oczekuję tego, no, że tą ciężką pracą walczę sobie miejsce w składzie tutaj Palermo. E lui, sue aspettative è che con questo lavoro, duro lavoro che deve fare, si guadagnerà prestigio, si guadagnerà suo posto in squadra. Ale oczywiście mam świadomość tego, że na pewno konkurencja jest bardzo duża. Lo sa che concorrenza c'è molto, è molto grande. I na pewno będzie o to ciężko, ale dołożę wszelkich starań, żeby tej drużynie pomóc w osiągnięciu celu, na pewno jakim jest wyższe niż piąte miejsce, które zdobyli w tym sezonie. Lo sa che con suo aiuto, con suo impegno, Palermo guadagnerà, insomma, e potrà andare sempre più avanti e sempre in meglio. Więc na pewno czeka nas ciężki sezon, więc na pewno myślę, że po prostu sprostam temu zadaniu i tej drużynie będę mógł pomóc. Sarà ad altezza della situazione, perché lo sa che questa stagione sarà molto dura. Ciao Kamil, benvenuto. Ciao. Volevo sapere quando è iniziato l'interessamento del Palermo, cioè quando ha avuto sentore che il Palermo era interessato a te, e poi ti chiedo cosa sai del calcio italiano, del Palermo, se poi l'hai seguito dopo il primo interessamento del club. To znaczy, kiedy się zainteresowało, to myślę, że jest pytanie do działaczy. No, na lui dovete fare la domanda quando Palermo si è interessato a lui.
Natomiast no, kiedy ja dostałem propozycję, lui ha ottenuto la proposta. W zasadzie nie wahałem się zbyt długo. E quando lui ha ricevuto la proposta da parte di Palermo, lui non ha pensato due volte, perché per lui è una grande opportunità. Więc miałem świadomość tego, że jest to dla mnie wielka szansa grać w takim klubie, w tak wielkim klubie, więc tak jak mówię, na pewno długo się nie zastanawiałem nad tym, żeby takie wyzwanie przyjąć. Praticamente ha ripetuto ancora una volta che lui non ha pensato due volte, perché lui capisce che per lui è una grande opportunità, proprio grande opportunità. E poi nei giorni scorsi un suo connazionale che è Zivi Bonic ha fatto pubblicamente i complimenti a Sabatini, perché Glick è un ottimo giocatore. Ti senti responsabilizzato dal fatto che arrivi a Palermo con il patrocinio di un grandissimo del tuo paese come Bonic? Sponsorizzuje słowami i cię bardzo popiera i mówisz, że Palermo bardzo dobrze zrobiło, że ciebie kupiło. Co ty myślisz, czy ty czujesz ciężar tego, że Bonik cię właśnie sponsoruje słownie? Nie czuję ciężaru. Per lui non è un peso, per lui una cosa meravigliosa. Znał swoją wartość, tak jak powiedziałem wcześniej. Lui conosce suo valore, per questo se Zibi Bonik parla per lui. Więc na pewno skoro działacze zdecydowali się na to, żeby mnie tu zatrudnić, to na pewno nie sugerowali się tylko i wyłącznie słowami Bonika. E il fatto che lo hanno comprato, che l'hanno acquistato, Palermo ha acquistato non solo per sponsorizzazione da parte di Bonek, praticamente lui conoscendo il suo valore marca questo fatto che è bravo. Więc na pewno, tak jak prezydent powiedział, no, oglądał mnie tutaj pan wcześniej w meczach na żywo, w meczach też wideo, więc na pewno do takich klubów nie trafia się za piękne oczy. Allora, lui dice che giustamente prima che lo hanno acquistato, lo hanno visto giocare, lo hanno seguito, e se è qui non per puro caso, praticamente perché bravo. Ciao, benvenuto. Non è presuntuoso, io lo dico però. Ciao, benvenuto. Puoi descrivere le tue qualità tecniche? Insomma, che giocatore sei? Jako techniczny, powiedz na co cię stać jako technicznie, jakie masz wartości techniczne? Znaczy, na pewno mam świadomość tego, że moimi głównymi atutami jest siła i gra fizyczna. Allora, forza e un gioco fisico. Questo lui punta soprattutto sul questo, è buona volontà. Dobre. Salve, visto che hai detto che darai il tuo apporto al Palermo per migliorare il Palermo, che troverai il posto in squadra con grande fatica, ma lo troverai. Oggi abbiamo letto delle dichiarazioni su un sito riprese dalla stampa polacca che dicevano che tu, se a gennaio non trovavi molto spazio, potevi anche accettare l'ipotesi Bari. Mówiło o tym fakcie, że żebyś przyszedł. Chiedo scusa, può ripetere la domanda, perché io non chiedo scusa. Hai detto a un sito polacco, della stampa polacca, che accetteresti l'ipotesi Bari se non trovassi molto spazio a Palermo. Tak powiedziałeś na polski, dla dziennikarzy polskich? Nie, na pewno takich słów nie wypowiedziałem, nie wiem skąd to się wzięło, a ja nie zamierzam myśleć o tym, co by było w Bari, tylko zamierzam tutaj walczyć o to, żeby tutaj się rozwinąć i zostać tutaj jak najdłużej. Allora, lui non ha usato proprio così, per lui è nuovo sentire questo. Lui punta sua concentrazione sul gioco di Palermo, lui vuole dare meglio e vuole stare qua.